Cerco sempre di associare i colleghi a una sottospecie di famiglia, perché comunque passo qui tante ore della mia giornata e se non lo facessi, insomma, sarebbe brutto. Cioè abbiamo un buon rapporto fra colleghi e l'importante è che ci supportiamo in qualsiasi momento. Va nel momento del bisogno, va nel momento in cui tutte le cose vanno bene, ma l'unione secondo me fa sempre la forza in qualsiasi team, in qualsiasi lavoro, in qualsiasi contesto. Siamo amici, si esce a mangiare, si esce a parlare, quindi diciamo che è un gruppo molto affiatato e molto valido. Tra colleghi ci aiutiamo e sicuramente facciamo in modo di venire incontro alle esigenze e anche agli imprevisti che possono capitare quotidianamente e quindi cerchiamo di darci una mano per agevolare anche la vita privata di una persona. Se a una persona succede che ha bisogno di un cambio turno improvviso per il giorno seguente o comunque qualche giorno seguente per problemi personali, piuttosto che si cerca di andarsi incontro e quindi aiutarsi e dire oh sì, te la faccio io la reperibilità, arrivo un po' prima al lavoro. Da parte mia, che oltre a lavorare in sala operatoria mi occupo anche del coordinamento di un gruppo, per cui è importante che il coordinatore, al di là di rendere il servizio impeccabile dal punto di vista organizzativo, vada a cogliere quei momenti fondamentali anche nel attribuire a un collega, se non a un altro, una sala con un intervento se non un altro tipo. Intendo che ovviamente i colleghi hanno esperienze diverse, anni di esperienza diversa e senza ovviamente pensare che questo possa essere ritenuto riduttivo, è chiaro che il coordinatore in certi tipi di interventi deve indirizzarli sulla persona giusta.